Ciao raga, come state? Tutto bene? Oggi è una giornata bellissima perché Marta mi ha portato la colazione a letto, ma poi non una colazione qualsiasi, ha capito proprio i miei gusti. Luca, dimmi. Non ti sei mangiato l'altro pezzo di bacon? Io non l'avevo fatto con tanto amore. Ma anche quello è rimasto lì. E questo? Acquini? Comunque ha capito in pieno i miei gusti, perché non è che mi ha portato una colazione con due fette di pandoro alla Nutella. Mi ha portato proprio quello che piace a me: l'uovo con il bacon, la spremuta, il caffè. Aveva detto che era con il Nesquik, però in realtà era amaro. Non c'è il Nesquik. Come no, ce l'ho messo. Ah no, mi sono dimenticata. Aiuto! Stai, stavo cadendo. Marta! Dove sei finita? L'abbiamo visto sparire. Sono scivolata. Vabbè, che mani fredde hai. Mani fredde e cuore caldo. Sto cavolo di coso, quando è che prendiamo il materasso a matrimonio? Io continuo a cadere. Non ce la faccio più. Continuo a cadere giù dal letto. No, basta già al mattino. Comunque è stata una cosa tenerissima quello che hai fatto. È stato bello, grazie. Cioè io quando ti ho portato la colazione a letto non era per avere un ricambio, era così perché mi faceva piacere portartela. E tu invece? Io invece? Sei stata gentile. Ma io non l'ho fatto per un ricambio. L'ho fatto perché mi piaceva portartela, poi ogni volta te la porto a metà perché ti porto solo il Nesquik. Perché dovete sapere che lui stringe la macchinetta del caffè così tanto che quando io vado a preparargli questo caffè non riesco mai. Vabbè, io ho fatto colazione come se fossi in hotel praticamente. Con le uova, il bacon, la spremuta, il caffè amaro. No, c'era lo zucchero. Ah sì. Ma perché non c'era? Perché non c'era il Nesquik? Ora sto un po' digerendo. E adesso cucù. Aiuto. Ah! Ma sei fermo, cucù! Adesso dove mi porti? In che senso? Io ti ho portato la colazione a letto perché così poi uscivamo! Ma non è sarà così perché siamo in lockdown. È tutto chiuso. Quindi. Neanche andare a fare la spesa. Sì, la spesa si può fare, però per andare una sola persona. No, due. No, io non lo so. Si può andare. Però. Amazon! Non so se a voi hanno mai fatto una sorpresa così. Basta, vieni. Io non so che cosa dire davvero. Per me è stato. Non so. È una cosa troppo carina. Cioè. Io di solito sono abituato a farle le sorprese, a fare dei bei regali, delle belle sorprese, molto sceniche. E riceverle in realtà non è che mi capita spesso. Luca! Dimmi! È arrivato un regalo per Queen! Come un regalo per Queen? Sì! Ma che cos'è? L'ho disinfettato, Da praticamente una ragazza che segue le cronache di Marta che... Cos'è? Gli ha mandato un pensierino a Queen! Vediamo! Apri! Ma cos'è? Che bello! Ciao Marta, augurandoti un fantastico nuovo anno, speriamo che i nostri accessori possano contribuire a tanti momenti felici e inimiticabili con Queen. Che bello, Queen! Bello! A lei le sta benissimo! E questo? Wow, la fettorina! Ah, col diamantino! Belli, ma che belli! Grazie! Che eleganza, Queen! Che eleganza! Si chiama Chihuahua! Marta, io stavo parlando delle tue grandi qualità da cuoca. Sì? Sei brava, cioè nonostante comunque ora stiamo vivendo con una piastra, perché ancora sì, non dai. C'è la cucina, tu su quella piastra riesci a cucinarvi tutto. Sì, è vero. Beh, da brava calabrese cucino. Sì, ma di tutto, cioè come se avessimo una cucina completa. È vero. Metti la pentola e la togli con una sola piastra, ricette super complesse. Che caso ridi? Mi fa ridere quindi, guardala, eccola. Non so se voi siete più da dolce o salato,
mi piace un sacco fare colazione con il salato, ma anche durante la giornata non è che mangio tanti dolci. Te sei più per i dolci? Io dolci. Infatti c'è il congelatore pieno di gelati. Non è vero, no. Non lo dovevi dire. Comunque no? Sono segreti. Ma che segreti? Allora no, mi devi dire quali sono i tuoi segreti che io non devo dire. Questo era un segreto, ormai l'hai svelato. In pieno inverno il gelato, ma scusa. Che bello il materiale, oh. E io invece sono più per il salato. Un porcellino sei, Cucu. Deve andare in bagno. Ecco la colazione. Madonna, è sempre rinchiuso nel bagno, non ce la si fa più. Perché io in realtà, raga, mangio tantissimo, nonostante le apparenze, comunque sono un gran mangione e non ingrasso. È vero. E quindi non posso farci niente, ma non ingrasso perché vado sempre in bagno. Vieni, quindi andiamo a fare un giretto. Io e te. Dove con andate? I nuovi guinzaglietti, ciao! Ah, dai, vengo a lavare i piatti. Va bene, bravo! Ecco, dai, mi hai preparato la colazione. Che è una cosa importante questa, eh? Aiutarsi a vicenda, perché lei mi ha preparato la colazione, è stata gentilissima e quindi ora io giustamente vado giù e lavo i piatti. È stata una sorpresa davvero inaspettata, era tipo mezzo secolo che qualcuno non mi portava la colazione a letto e quindi davvero... E non so che cosa dire, vorrei trasmettervi un po'... L'emozione, non so se anche a voi vi hanno portato mai la colazione a letto, comunque secondo me è un gesto carino. Invece di svegliarsi arrabbiati, nervosi, è bello iniziare la giornata così, insieme. Perché molte volte può capitare che uno si sveglia prima, l'altro più tardi, e quindi al mattino non ci si vede, non ci si parla nemmeno. E invece così ti metti di buon umore. Bene, raga. Ci vediamo domani con un nuovo video. Se vi è piaciuta questa sorpresa che mi ha fatto Marta, lasciate un like, andate sul suo canale a vedere appunto la sorpresa che mi ha fatto, la colazione che mi ha preparato. E io ancora il video non l'ho visto, ho visto che aveva messo la telecamera qua di lato, però ero mezzo addormentato, quindi non vedo l'ora di vederlo anch'io. Mi sono ripresa da stamattina, saluta la telecamera. Sono un po' addormentato, raga. Mi raccomando, raga, se volete rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, cliccate sulla campanella. Ho aperto un nuovo canale che si chiama Latta, quindi iscrivetevi, lo metto qua nel primo commento in descrizione. E ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!